Ciao, benvenuti sul canale di Grazia Votazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi tutorial, cliccate con la campanellina sulla campanellina per gli aggiornamenti, su mi piace e lasciatemi un messaggio. Oggi faremo un tutorial, questo è il primo tutorial di questo maglioncino per donna. Questo maglioncino per donna è stato realizzato con lo scollo tondo, è stato realizzato con le catenelle elastiche. In questo modo. Il materiale che vi serve per realizzare questo tutorial è questo filato che si chiama jasmine, di queste meravigliose sfumature. Che sono queste qui? Sono molto belle, è un filato molto molto morbido. Si chiama Jasmine, sono gomitoli da 100 grammi per 260 metri, 100% acrilico morbido. Con questo filato utilizzeremo un uncinetto del 4 da 4 mm. Iniziamo il progetto andando a realizzare 80 catenelle elastiche. Prendiamo il filo, lo posizioniamo. Questo filato l'ho preso dal sito www.lanamania.it. Prendiamo il filo e lo posizioniamo su questo dito in questo modo e in quest'altro e contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Questo filo lo mettiamo dalla nostra parte e qui e da questa parte è il filo del gomitolo. Prendiamo l'uncinetto e andiamo a realizzare un nodino in questo modo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, con l'uncinetto prendiamo il filo del gomitolo e entriamo in entrambi i punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, con l'uncinetto prendiamo il filo del gomitolo e entriamo in entrambi i punti in questo modo. Come potete vedere la catenella elastica. Andiamo avanti così andando a realizzare 80 catenelle elastiche. Abbiamo realizzato 80 catenelle elastiche. Questa è la parte del dritto e questa è la parte del rovescio. Noi chiudiamo il cerchio dalla parte del dritto con un punto bassissimo in questo modo. Entriamo nella prima catenella, prendiamo il filo e lo chiudiamo con un punto bassissimo. Adesso andiamo ad eseguire 3 catenelle, che sarebbe il primo punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto. Entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Andiamo avanti in questo modo, andando ad eseguire un punto alto su ogni punto per tutto il giro. Abbiamo così terminato il primo giro. Adesso vi faccio vedere un nuovo metodo per chiudere. Quando andiamo a realizzare i punti alti.
lasciamo questo punto leggermente largo, entriamo nella terza catenella, 1, 2, 3, prendiamo il punto, lo mettiamo sull'uncinetto, entriamo in questo modo, rientriamo nel punto, prendiamo il filo, usciamo e chiudiamo in un punto basso. Entriamo in mezzo ai due punti che abbiamo fatto, questi due, prendiamo il filo, usciamo e andiamo a realizzare un punto basso in questo modo. Adesso andiamo avanti andando a realizzare due punti in ogni punto. Il primo punto, abbiamo fatto il primo punto, entriamo di nuovo nello stesso punto e facciamo il secondo punto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo a realizzare due punti alti nello stesso punto. Entriamo nel punto successivo e andiamo a realizzare due punti alti entrando nello stesso punto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo a realizzare due punti entrando nello stesso punto. Andiamo avanti in questo modo andando a realizzare due punti alti entrando nello stesso punto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire due punti alti entrando nello stesso punto. Andiamo avanti in questo modo, andando ad eseguire due punti alti entrando nello stesso punto. Così. Abbiamo eseguito due punti alti entrando nello stesso punto, andiamo avanti così per tutto il giro. Abbiamo così terminato il secondo giro, composto da due punti alti entrando nello stesso punto e abbiamo fatto il primo aumento. Adesso vi faccio vedere come chiudere. Alziamo leggermente il punto. Entriamo con l'uncinetto nella terza catenella, 1, 2, 3, in questo modo. Mettiamo il punto sull'uncinetto, entriamo e ci troviamo in questa posizione. Rientriamo di nuovo nel punto, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, chiudiamo e abbiamo fatto un punto basso. Entriamo con l'uncinetto in mezzo ai due punti, in questo modo, prendiamo il filo, usciamo e facciamo il secondo punto basso. Così andiamo a realizzare sempre la chiusura quando realizziamo i giri di punti alti. Adesso noi qui abbiamo fatto il secondo giro che è composto da due punti alti entrando nello stesso punto e sarebbe il primo aumento. Il terzo giro è composto da un punto alto in ogni punto. Il quarto giro è composto da due punti alti in ogni punto. Praticamente adesso dovete alternare i due giri di punti che vi ho fatto vedere. Poi, terminati questi quattro giri, quando abbiamo terminato i quattro giri alternati, andiamo a realizzare giri di punti alti, un punto alto su ogni punto, finché arriviamo sotto l'ascella. Quando arriviamo sotto l'ascella, misuriamo la circonferenza del seno e in base alla circonferenza del seno aggiungiamo le catenelle e uniamo le due maniche. Quando avete misurato sotto l'ascella, per esempio io qui ho diviso la manica, ho suddiviso le due maniche col davanti
e dietro, ma questa misura non mi bastava. Quindi ho aggiunto 30 catenelle e ho unito la manica. Adesso andremo a unire l'altra manica. Io qui ho aggiunto 30 catenelle, adesso andiamo a farle da questa parte. Andiamo avanti, andiamo ad eseguire un punto alto finché arriviamo dove abbiamo agganciato il gancino di fermo. Un punto alto, entriamo nel punto, un punto alto. Adesso ci troviamo in questa posizione. Togliamo il fermo, entriamo nel punto e andiamo ad eseguire un punto alto. 30 catenelle. Controlliamo bene che le catenelle siano tutte della stessa posizione perché poi noi dobbiamo andare a lavorare in questa parte che è la parte del dritto. Mettiamo angolo con angolo, ci giriamo dall'altra parte mettiamo il filo sull'uncinetto. Togliamo il fermo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo sopra il punto alto e andiamo ad eseguire un punto alto. Abbiamo fatto le 30 catenelle e abbiamo unito la manica. Adesso andiamo avanti da questa parte andando ad eseguire un punto alto su ogni punto. In questo modo andiamo avanti, andiamo a realizzare un punto alto in ogni punto. Un punto alto su ogni punto fino a chiudere. Arriviamo qua, chiudiamo, poi iniziamo di nuovo il giro andando a realizzare un punto alto su ogni punto. Qui dove abbiamo eseguito 30 catenelle, andiamo ad eseguire 30 punti alti. E andiamo avanti in questo modo finché arriviamo alla lunghezza desiderata.